Lavoro all'ufficio cultura in questo momento, sì. Preoccupata che possa essere tagliato anche il suo ufficio? Non sono preoccupata, sono sicura perché l'ufficio cultura appunto si occupa di una delle funzioni che non sono fondamentali, quindi sappiamo che con molta probabilità finiremo nella lista dei soprannumerari. Settore edilizia, mi occupo delle scuole superiori. Questo è un settore che potrebbe essere tagliato? Sì, non sappiamo bene ancora a chi andranno le scuole superiori, se ci occuperemo ancora noi oppure no. E con questa incertezza come si vive? Malissimo. Domanda retorica per chi è a rischio mobilità o peggio lavorativa. L'incertezza riguarda i 181 dipendenti della provincia di Treviso che lavorano nei cosiddetti servizi non fondamentali come quelli alla persona e che si occupano ad esempio dell'assistenza scolastica ai disabili o del trasporto scolastico sempre dei disabili. Incertezza che però potrebbe riguardare anche l'interruzione dei servizi fondamentali. In questo bilico legislativo e in assenza di accordi molti lavoratori che rischiano di diventare anche esodati. Ho iniziato a lavorare a 18 anni, ne ho 58, avrò altri 6 anni, 7 di lavoro, ma non è un problema, l'importante è capire cosa fare. Mi auspico che il mio lavoro venga comunque valorizzato e insomma tenuto in conto, insomma, anche perché è un servizio alla comunità. Preoccupata per l'incertezza generale dell'ente, sì. Personalmente sono tra le fortunate che appartengono ad un servizio che dovrebbe rimanere magari ridimensionato, magari riorganizzato. Proprio nelle scorse ore, in fase di discussione in Parlamento, il decreto legge sul quale si decideranno le sorti dei dipendenti delle amministrazioni provinciali. Qui Stato, Governo e Regione devono collaborare per dare finalmente certezze. Le criticità ci sono, inutile negarle, i tagli in legge di stabilità sono tali da mettere a rischio anche i bilanci e i servizi, però questo non ci esime dal fare lo sforzo di massima collaborazione di tutte le istituzioni per trovare le soluzioni necessarie. Qualche norma in questo momento sta per essere inserita al Senato sul decreto legge 78 enti locali, ma è nella giusta direzione, ma ancora non è sufficiente. Certo, molto dipende dal fatto che la Regione eserciti la propria potestà. Che cosa auspica per il suo futuro? Che si cambi un po' l'impostazione e quindi che riusciamo ancora a fare il lavoro che abbiamo scelto di fare con tanto impegno e anche applicazione